E per il terzo giorno consecutivo sono qui a parlare della notizia del momento, e cioè che il 31 gennaio 2022 entrerà in vigore il regolamento UE 536 del 2014. Come sapete, su Facebook c'è stata la corsa dei fact-checkers, ovvero coloro che verificano i fatti, a smentire la notizia ed ad etichettarla come fake news. Ho letto nei commenti ai miei due video che c'è la gara a chi per primo scrive che la notizia è falsa. L'ha detto anche? Vi pongo un quesito. Ma davvero credevate che i nostri governanti dicessero: "Ma certo, è vero, è stata ed è una berimentazione e non potevamo farla, ed ora la interromperemo risarcendo tutti"? Ma dove avete vissuto negli ultimi 2 anni? Vi devo ricordare su cosa si è basata questa campagna? Ve l'ho detto più volte in maniera velata ed oggi lo dico chiaramente. Questa battaglia non è per tutti. Se non avete gli attributi, andate a bazzinarvi domani mattina. Così i vostri problemi finiranno e lasciateci combattere in pace, anche se sembrerebbe un ossimoro. Ora lascio la parola ad Andrea Colombini, direttore d'orchestra e, come si definisce lui, influencer suo malgrado. Ora arriviamo all'argomento che oggi ha rimbalzato. Avete visto quel regolamento europeo, il 536/2014? La prima che si è precipitata a dire no, ma che state dicendo non è vero, è proprio la dottoressa Francesca Donato, che è una che sta combattendo contro il Green Pass, contro queste norme, eppure è la prima che si è precipitata a smentire tutto dicendo avete interpretato male. La signora, casomai, è quella che 7 giorni fa ha pubblicato sul suo sito, poi l'ha cancellato perché ha fatto una discretissima figura e merda, come si dice, il fatto che il Senato aveva prolungato lo stato di emergenza fino al 31 di dicembre del 2022, salvo poi rendersi conto che ha detto una solenne puttanata perché lo Stato ha semplicemente prorogato, forse io ve l'ho spiegato in termini più chiari, il termine di uso dei dati dell'app Immuni. Ma la signora, avvocato, esperta, io sono esperta, è la prima che ha detto il governo ha prorogato lo stato d'emergenza. Capite che la signora che si precipita a dire no, ma la legge europea non vale nulla, lasciatela stare, mi solleva non pochi dubbi. Chiedo perdono, ma la signora Donato a me non mi è mai garbata, come non mi garbava la schivirò, e l'ho detto chiaro e tondo, perché sono uno che quello che ho nel cuore ho sulla bocca, sono un onesto. Una persona oggi che probabilmente mi sta seguendo l'ha anche verificato perché mi ha chiesto di fare una trasmissione per lui. E mi ha detto, guarda, falla sulla tua pagina, eventualmente se tu monetizzi. No, io non monetizzo un cazzo di nulla. Facciamola sulla tua e mi fa piacere che tu la faccia. Io sono Andrea Colombini e non ho bisogno di monetizzare. Non ho problema. E sono tranquillo. Quindi per cui non mi interessa niente, ma soprattutto mi interessa che quando le persone si rivolgono a quelli come noi, siano intellettualmente oneste. Ho visto che le uniche due voci che si sono levate contro questa legge europea sono proprio voci di persone che, chiedo perdono, sono dalla parte nostra. Io capisco la prudenza, capisco che, come diceva un mio vecchio amico legale, diceva, sai, Andrea, al mondo non è importante aver ragione legalmente, importante è trovare un giudice che ragione te la dà. E dà ragione, perché ogni giudice decide come vuole. Però che siano proprio due persone del nostro schieramento, di quelle che la pensano come noi, a darci subito contro, mi ha acceso una lampadina. Sapete perché? Perché questa notizia ha rimbalzato da dentro la notizia bioblu da tutte le parti in modo dissonante, in modo veramente immane. Pensate al sindacato di polizia, due sindacati di polizia che hanno scritto lettere da Mario Draghi al ministro dell'Interno citandogli questa legge. Ora io credo che non abbiano fatto una cosa del tutto piantata, campata per aria, dicendo guardate che è tutto cancellato. Vedremo come va a finire. Quello che io vi dico è indipendentemente da questo, ma o governo Draghi, governo dei migliori, perché voi siete i migliori, figuriamoci i peggiori, voi siete i migliori, tu Draghi sei il migliore. Ti auguro tanta vita e auguro che quel giornalista che è stato messo sotto inchiesta perché ha osato fare delle ipotesi sul tuo stato di salute abbia torto e che tu possa campare a lungo in felicità e in tranquillità, perché io del male non lo auguro mai a nessuno, sarebbe bella. Né tantomeno dobbiamo dirlo che qualcuno si sente male perché magari le borse ne potrebbero risentire. Ora io ti chiedo, ma il 31 di gennaio
l'avete prorogata. Avete prorogato il termine stabilito dalla legge sulla protezione civile, che è quella che stabilisce quanto può durare uno stato d'emergenza. Perché a me mi risulta che non l'abbiate mica prorogato. È una legge del 2018, ragazzi. È la legge sulla protezione civile che dice che il 31 di gennaio è tutto finito. È vero sì o no? Vabbè, ma indipendentemente da tutto, io lo dico come piccola indicazione. A noi che ci cambia? Noi dobbiamo dire di no. Noi dobbiamo dire di no. E siccome ci sono queste leggi, bene, che gli esperti dicano che non sono vere, poi noi le porteremo in tribunale, faremo i ricorsi e vedremo quello che viene fuori. Ed è inutile che voi, amiche ed amici, poverini, in preda alla più totale e irragionevole paura, mi mandiate messaggi: Andrea, ma l'hai visto? Perché stanno dicendo? Perché i tribunali? Siete e vi ribadite delle mezze seghe da combattimento, indegne di stare in un branco di leoni, indegne. Indegne di stare in un branco di leoni, potete stare sì o no in un branco di lemmings, che sono quelli che si vanno a tirare tutti dalla scogliera, perché se ci sono delle persone che cadono in questi tranelli, siete voi, che fate così. Hai visto cosa ha detto la Donato? Ma l'hai visto cosa ha detto il Consiglio di Stato che ha annullato? Ragazzi, queste le tentano tutte perché devono mettervi paura, e questa cosa non vi vuole entrare in testa. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.